In questa registrazione vi presenterò due diagrammi con la formula visiva che evidenzia come il formato di una scultura e del suo numero di inventario siano un'invenzione geniale ma non reale di un metodo millenario accettato da tutte le istituzioni internazionali. Per le misure delle opere d'arte il calcolo va sempre cercato nei millimetri. Ogni opera d'arte ha un formato informativo e non reale, ripeto, non reale. Questo sistema è un modo di catalogare le opere d'arte riservato agli addetti dei ministeri della cultura. Vediamo ora come hanno messo la data 11 d.C. in una scultura di Augusto. Il ritratto di Augusto nelle vesti di Pontefice Massimo è una statua in marmo ed è conservata nel Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo a Roma. La sua altezza ufficiale è di 2,17 m ed il suo numero di inventario è il 56.230. Augusto è nato nell'anno 690 dalla fondazione di Roma. Quando ha 74 anni, ci troviamo nell'anno 764 del calendario romano, che corrisponde all'anno 11 d.C. Tutte queste operazioni sempre devono essere legate al numero 33, rappresentativo dell'età di Cristo. Trasformo l'altezza della scultura di 2,17 m in 2170 mm. Questo numero è composto da due volte l'anno di esecuzione dell'opera, il numero 764, sei volte l'età di Augusto, il numero 74, e sei volte il numero 33, rappresentativo dell'età di Cristo. Faccio questa operazione: 2 per 764, 6 per 74, 6 per 33. La somma di queste tre moltiplicazioni mi dà il numero 2170. Il numero di inventario è stato costruito in questo modo. Prendo il numero 74 e l'età di Augusto e la unisco a tre volte l'età di Cristo, 33. Ottengo in questo modo il numero 173. Questo numero è stato scomposto in tre gruppi di numeri che chiameremo moduli del valore di 69, 2, 102. Facciamo l'ultima operazione. 69 per 764, 2 per 74, 102 per 33. La somma di queste tre moltiplicazioni mi dà il numero 56.230.